Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili, lo ha detto il Premier Draghi dopo aver incontrato l'inquilino della Casa Bianca Biden. I due hanno discusso anche di misure sicurezza alimentare ed energia e si sono impegnati a lavorare insieme sulla crisi globale. Ma il tema caldo, attentamente seguito dai partiti, è stato quello sull'invio di armi. Per Biden e Draghi è necessario continuare a fornire armi all'Ucraina se si vuole porre fine al conflitto. Giusto o sbagliato che sia, non ci sono alternative. È giusto inviare armi, ma queste armi assolutamente non devono essere utilizzate fuori dai confini dell'Ucraina. Cioè, la nostra posizione è differente da quella del premier inglese Johnson, che dice che bisogna usarle per colpire i russi. Questo assolutamente no, non siamo in guerra con la Russia, stiamo difendendo l'integrità territoriale di un paese libero e democratico. Per adesso c'è un'Ucraina aggredita e invasa da una potenza straniera straripante, quale è la Russia, che va perciò difesa, tutelata e aiutata. Il Movimento 5 Stelle, contrario all'invio di armi ed una possibile escalation, aveva sollevato il problema sul mancato discorso alle Camere prima della partenza. Oggi le parole che arrivano dal Premier, che riferirà alle Camere il 19 maggio, fanno sapere e arrivano dopo il pressing dei pentastellati. Abbiamo sollevato il fatto che Draghi dovesse venire in aula prima dell'incontro con Biden. Così non è stato. L'importante è che ha capito il punto di vista della prima forza politica parlamentare e l'ha portato.